trasmettiamo i programmi dell'Accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Conferenze internazionali con un linguaggio sempre più normalizzato in modo che possano essere capiti dal pubblico più vasto possibile. Se essere cittadini significa capire la propria realtà conoscendone i pregi e i difetti, essere cittadini del mondo significa essere in grado di comprendere realtà diverse tra di loro senza il condizionamento della propria cultura. Ciò non significa affatto abbandonare le proprie radici, anzi, significa essere in grado di riconoscerle come non esclusive, non assolute, riuscendo così a rapportarsi con realtà e persone molto diverse tra di loro. Questo è un esercizio molto difficile. Dal momento della nostra nascita, infatti, siamo influenzati dalla comunità che ci circonda e può risultare addirittura doloroso per qualcuno di noi dover abbandonare le proprie convinzioni, le proprie visioni su cui poi andrà a fondare la propria vita. È un esercizio, inoltre, che va imparato da giovanissimi, tra i banchi di scuola, ed è per questo che proprio l'istituzione scolastica ha un ruolo fondamentale nell'insegnare che le proprie visioni sul mondo, sulla storia, sul presente e sul futuro non sono le uniche visioni possibili e soprattutto non sono le uniche visioni giuste. Solo uscendo dal proprio nido, vedendolo dal di fuori, vivendo in nuovi nidi con altri schemi mentali, si può forse avere la speranza di riuscire a diventare veri cittadini del mondo, per affrontare con serenità e grandi capacità le sfide di un futuro sempre più globale. Ed è proprio questo che l'Associazione Intercultura, presente in Italia dal 1955, si propone di compiere. Sotto lo statuto di organizzazione non lucrativa di utilità sociale e con la tutela del Ministero degli Affari Esteri, l'Associazione Intercultura promuove, organizza e finanzia scambi ed esperienze interculturali, permettendo a oltre 2200 ragazzi delle scuole superiori di vivere e studiare all'estero e, allo stesso modo, permette a 1000 studenti di tutto il mondo di vivere in una famiglia e di frequentare la scuola italiana. Per maggiori informazioni sulle esperienze di studio all'estero o di accoglienza di uno studente straniero o per sapere di più sulla nostra associazione, visitate il sito www.intercultura.it. Se hai bisogno di me, io ci sono. Questa è la frase che ognuno di noi vorrebbe sentirsi dire da un buon amico ogni volta che ha bisogno di lui. Questa è amicizia. Oltre 50 anni fa, il gruppo Gioventù Crocetta aderì a Mondo X superando i confini del quartiere della città, pensando ai giovani e all'amicizia come modalità di relazione tra loro. Il telefono amico, qualche tempo dopo, rappresentò uno strumento perfetto per sperimentarsi attraverso un servizio innovativo che utilizzava l'atteggiamento di amicizia per raggiungere l'altro. Ora come allora, il telefono amico è questo. Se hai bisogno di me, io ci sono. Semplice, ma difficile nello stesso tempo, perché l'altro col quale si cerca di relazionarsi è in effetti una persona che non si conosce e quindi non è un amico nel modo universalmente inteso. Ci sono emozioni così forti da sembrare incontenibili da dover dire «non sto più nella pelle, ho bisogno di dirlo a qualcuno». Di solito quel qualcuno è l'amico. Ma in certi momenti questa persona non c'è, oppure semplicemente non è disponibile, proprio quando non stiamo più nella pelle.
A volte questo momento dura a lungo, molto a lungo, troppo a lungo. La solitudine diventa pesante e si trasforma in isolamento, lontani da tutto, da tutti. La vita diventa davvero faticosa. Chi ha fondato il telefono amico, il sacerdote Chad Vara, nella Londra degli anni 50, aveva ben chiaro questo percorso quando pubblicò sui giornali londinesi un annuncio del tipo: prima di farla finita, chiamate questo numero. E le telefonate arrivarono, numerose. Dopo oltre 50 anni, possiamo dire che quelle chiamate non hanno mai smesso di arrivare. Tuttora, alla rete nazionale Telefono Amico C'è Vita, che il Telefono Amico di Torino ha contribuito a fondare e di cui fa parte, giungono circa 300.000 chiamate ogni anno. Ci sono stati cambiamenti enormi nella società, nel modo di vivere e di comunicare, ma i bisogni delle persone sono rimasti gli stessi. Si sono ampliati a dismisura i canali, le modalità ed i mezzi, alcuni dei quali sono usati in prevalenza dai giovani, e tutto ciò a sottolineare ancora oggi che il bisogno fondamentale delle persone è sempre quello di comunicare, soprattutto quando ci sono delle difficoltà. Le difficoltà, si sa, possono stroncare, ma possono anche aiutare ad imparare da esse. Oggi abbiamo ancora il telefono, ma ci sono anche chat, mail, sms, social network, tutti mezzi nuovi e potenti, ma niente affatto in contraddizione con le scelte fatte oltre mezzo secolo fa dai giovani del Centro Gioventù Crocetta. Stessa la voglia di indagare e sperimentare realtà relazionali basate su canali diversi, ma saldamente fondate sui principi che ispirano l'amicizia. Buongiorno, pace e bene a tutti. Sono Don Carlo Chiomento, parroco di Candiolo, fondatore e responsabile della casa di accoglienza La Madonnina, che ospita i malati e i parenti che hanno il cancro, i malati di cancro che vanno a fare visite nel vicino ospedale. Vi voglio parlare della nostra esperienza con i volontari, la casa si regge solo sui volontari, in questo momento di grande pandemia. Ho avuto dei suggerimenti, dei consigli da parte degli esseri umani: chiudi la casa, manda via tutti, mandali a casa. Ma io ho come datore di lavoro il Padre Eterno, che mi chiederà: avevo fame, mi hai dato da mangiare, ero malato, mi hai visitato, non mi hai visitato, mi hai ospitato, non mi hai ospitato. Quindi, per seguire l'amico Gesù, io ho detto no, non posso chiudere. Però sono anche cittadino dello Stato italiano e allora abbiamo incominciato a fare quello che stanno facendo tutti. Primo, tutti con la mascherina, chi non ha la mascherina non entra in casa. Secondo, con la pistola, misurare la febbre. Terzo, lavarsi le mani. Quarto, il distanziamento dei pinguini, bisogna stare distanti. Abbiamo imposto queste regole ai volontari e ai malati. In questo periodo di tempo abbiamo avuto 3.600 pernottamenti, con una media che va dai 20 ai 40 pernottamenti per notte. Quando è scoppiata l'epidemia, li abbiamo tenuti tutti, ovviamente con queste precauzioni. Quando si sono aperte un po' le frontiere, quelli che potevano essere mandati a casa, li abbiamo mandati a casa, ma non perché non li volevamo più, ma perché avevano finito la loro cura, avevano voglia di stare con i loro parenti. C'è stato il problema con quelli che dovevano venire. Anche durante la pandemia qualcuno, con la firma del presidente della regione da dove provenivano, è venuto. Se aveva il certificato, sì, vieni. Se non l'aveva, no, ciao, te ne vai a casa tua. Questa regola è valsa anche per i volontari. Non dobbiamo prendere la pandemia per scherzo. Il virus ha una vocazione: vivere.
vive se si inserisce in un'altra persona, se no muore con la persona. Allora dobbiamo stare molto molto attenti. Abbiamo fatto questa regola ferrea, non è successo nulla, assolutamente nulla. Nel frattempo abbiamo bloccato i lavori, che stiamo raddoppiando il numero delle camere, di modo da arrivare a 96 posti, a 92 posti letto, più altri 8 in altre località della parrocchia. Ho imposto la fermata e adesso in questi giorni invece abbiamo ripreso a fare i lavori. Quindi casa di accoglienza ha continuato a funzionare, 3.600 pernottamenti in questi mesi, dai 20 ai 40, i volontari si sono dati dei turni un po' massacranti perché qualcuno non ce l'ha più fatta. Allora quelli che non ce la facevano più anche per spostamenti, perché bisognava fare firme continuamente, questi spostamenti abbiamo bloccato un po' di volontari che si sono dati da fare continuamente. Ringrazio in modo particolare le suore che si sono organizzate per fare i turni di notte, di modo da non dover sanificare. Sanificare è un verbo dei preti. Prima della messa si dice chiediamo perdono dei nostri peccati. Sanificare vuol dire pulire. Abbiamo sanificato la casa un sacco di volte. Quando una persona va via, sanifichiamo la camera continuamente. Ecco, questo è tutto. Venite a trovarci, aiutateci ad aiutare. Amen. Benvenuti nel parco del Museo Meina. Il nostro museo è rimasto chiuso come tutti gli altri musei durante il periodo di emergenza sanitaria, però le nostre attività non si sono fermate. Abbiamo pensato a qualcosa che avesse a che fare col territorio e siccome questa riva, questa sponda del Lago Maggiore ha visto la frequentazione di Alessandro Manzoni, abbiamo immaginato una lettura interpretata dei Promessi Sposi. Vede mezza la faccia del Griso che, nascosto un battente socchiuso, rimane lì a spiare. Ah, traditore infame! Via, canaglia, biondino! Carlotto, aiuto! Sono assassinato! Grida Don Rodrigo. Ogni giorno sul sito internet e sulla pagina Facebook del Museo Meina sono state proposte letture interpretate di brani scelti, tratti dall'opera manzoniana. Tutto ciò che riguarda la storia del territorio, un racconto e un percorso, un'esplorazione con una strumentazione moderna, allestita da giovani, che possano quindi trasmettere proprio questi antichi saperi con un linguaggio moderno. Questo parco del Museo Meina è inserito in un network che è nato in seno al distretto turistico dei Laghi. Si tratta di Ville e Giardini, un network che vuole rilanciare l'immagine del Lago Maggiore attraverso alcuni luoghi di particolare interesse. Dopo il lockdown, l'università ha operato per riaprire in sicurezza i percorsi museali, tra cui il nuovo allestimento multimediale emozionale Imago, realizzato grazie al sostegno di Fondazione CRT, Fondazione Cariplo e Regione Piemonte. Per ripartire, quale segno di vitalità e collaborazione con il territorio, il Museo Meina ha ospitato anche un evento con i sindaci dei centri del Basso Lago Maggiore che hanno siglato un accordo per ospitare i servizi della Guardia Costiera. La
La natura in cui sono immerse le strutture del Museo Meina è questo parco che faceva parte della Villa Faraggiana, e beh, ci ha ispirato altri percorsi, per esempio uno sul rispetto dell'ambiente, e abbiamo voluto ricostruire 1000 anni di clima dell'Alto Piemonte attraverso varie letture: la storia, la letteratura, l'arte, i detti popolari e la scienza. Ebbene, siamo in tempo con il punto interrogativo, abbiamo pensato di donare ai nostri visitatori un altro percorso per accompagnarli nella vita di questo territorio, di questo lago. Siamo rimasti chiusi per diverse settimane, come tutti gli altri musei, e ora è il momento di ripartire. È il momento di ripartire con questo meraviglioso parco, con le serre, è il momento di ripartire pensando ai bambini con la nostra Magic Area, dove potranno trasformare i loro disegni in cartoni animati, e soprattutto con il percorso multimediale sulle esplorazioni Imago. Quindi vi auguro una buona esplorazione, proprio come sarebbe nelle corde della famiglia Faraggiana. Grazie per la possibilità di essere visti, possibilità di parlare, e ringrazio a tutti quelli che, soprattutto nell'ultimo periodo di pandemia, giornalisti, mass media, sono stati in grado di dare la comunicazione, e in quel modo poter passare in maniera molto più tranquilla il periodo che abbiamo appena passato. Il tema che abbiamo lavorato ultimamente era accoglienza, accogliere dopo aver ricevuto accoglienza anche da parte dei altri. Quindi, essendo un sacerdote, vi chiedo ancora una volta pensare della fede, perché abbiamo visto come siamo fragili. Ultimi mesi è bastato poco perché la società è andata in panico, sentivo una grande paura. La nostra fede oggi diventa uno strumento fortissimo per non andare nel panico, ma anzi, nonostante tutti i problemi che vediamo, di andare avanti. Seconda cosa è la speranza. Si parte dalla fede, perché non posso dire la parola tutto andrà bene senza una base. Con la fede, guardando le cose, stando nel mondo, ricevo l'esperienza, la mia esperienza personale, che poi fa nascere appunto la speranza. E l'ultimo è l'amore. Ricordiamo sempre che noi abbiamo bisogno di essere amati e amare gli altri. Il Signore ci ha creati in questa maniera, non possiamo essere soli. Mi ricordo durante la quarantena severa, partendo da 8 di marzo, grande paura che abbiamo tutti, credo, passata, la quale è stata superata appunto creando dei nuovi collegamenti. Ringraziamo internet, ringraziamo addirittura quello che ho già detto prima, anche i giornalisti, tutti quelli che hanno cercato di essere utili e non lasciare solo la gente che è stata chiusa nelle loro case. Quindi questi tre, fede, speranza e l'amore, secondo me, ripeto, sono un sacerdote, sono le cose fondamentali per la società di oggi. Ancora una volta guardiamoci nel passato e vediamo come siamo fragili. Con il nostro Signore, con la nostra fede, riusciamo, nonostante tutti i problemi, tutte le sofferenze che riusciamo a incontrare nella vita, a superare. Vediamo le persone diverse, in maniera diversa, superano la crisi. Uno nella crisi
comincia a fidarsi molto di più al Signore, l'altro invece diventa più cattivo, tocca a noi. Vogliamo imparare, vogliamo diventare migliori o con la paura andare nella crisi, nella depressione. E ancora vi ringrazio per tutto quello che abbiamo ricevuto e ci vediamo ancora per le prossime puntate. Buongiorno, sono Anna Di Mascio, responsabile cooperazione sociale di LegaCoop Piemonte. Mi occupo da molti anni delle cooperative sociali e di conseguenza delle politiche sociali e sanitarie della nostra regione. Le cooperative sociali di LegaCoop sono in Piemonte più di 120. Sono una dimensione di impresa sociale interessante perché nel 2019 hanno registrato un volume di fatturato che è pari a 482 milioni di euro e a circa 13.000 addetti. Soprattutto, e credo questo sia importante sottolineare, soprattutto con una forte presenza di donne che lavorano all'interno delle cooperative sociali. Sono realtà quindi imprenditoriali interessanti, c'è un sistema di retribuzione del lavoro secondo i contratti nazionali. La maggior parte dei nostri contratti di lavoro sono a tempo indeterminato, quindi la nostra è un'occupazione che è stabile ed è un'occupazione anche di continuità di lavoro. Le cooperative sociali hanno due anime, la prima è quella di occuparsi delle persone e della promozione della comunità. Le cooperative di tipo B sono cooperative di inserimento lavorativo e quindi si occupano nello specifico di sostenere le attività di lavoro e fornire opportunità di lavoro per persone svantaggiate, tendenzialmente escluse dal mercato del lavoro. È vero che siamo particolarmente rilevanti per il sistema pubblico e per il sistema di welfare della nostra regione, ma è altrettanto vero che sono anche molte e si stanno ulteriormente implementando anche le esperienze di rapporto sia con i cittadini sia diciamo con altri soggetti privati. La nostra ovviamente preoccupazione in questo anno 2020 è che la pandemia e il Covid-19 ha da una parte ci implica la necessità di ripensare, di rivedere dei modelli organizzative e gestionali del sistema di welfare, cosa che abbiamo necessità di fare con le istituzioni pubbliche, in primis con la Regione Piemonte e con i comuni. Dall'altra, nello stesso tempo, ha ovviamente messo anche a dura prova il tema dell'occupazione, perché come voi sapete, per esempio, molte delle nostre attività sono nell'ambito della scuola, pre-post-scuola, assistenza scolastica, supporto e sostegno all'handicap, e queste sono attività, oppure anche i servizi all'infanzia, ecco, queste sono tutte attività al momento sospese, chiuse, quindi in questo senso il 2020 è un anno che noi immaginiamo e ci auguriamo di transizione per poter riprendere l'attività nella sua pienezza e anche, immagino, con delle innovazioni nel 2021.
I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.